ovviamente, però, da una storia bella che si sta per concludere il migliore dei modi, gli SOS che ci arrivano qui a Pronto Vet non finiscono mai, e lì fuori troppi animali perdono la strada di casa e faticano a ritrovarla, lasciando quindi poi i loro adopter nel dolore. Noi ovviamente, come abbiamo sempre detto, vogliamo essere un megafono di aiuto per tutti gli adopter e mantenere viva la speranza, così come poi ci dimostra anche la storia di Lucio che stiamo seguendo. Il protagonista del Torna a Casa Pet di oggi, come vi abbiamo anticipato all'inizio della puntata, si chiama Billy, che è un meticcio di circa 10 anni ed è scomparso il 20 marzo da Velletri nella zona Via Vecchia di Napoli. Scopriamo tutta la storia di Billy nel servizio di Martina Gatto. La storia di oggi è quella di Billy, un dolce meticcio di circa 10 anni, scomparso il 20 marzo da Velletri. Billy è l'unico sopravvissuto di una sfortunata cucciolata di 7 fratellini. Lui, così piccolo e gioioso, è riuscito a sopravvivere, facendo innamorare Melissa, che era appena una bambina, e la sua famiglia. Un cucciolo pieno di vita e piuttosto birichino, che è cresciuto in salute, creando un bellissimo rapporto con i suoi adopter, ma soprattutto con Melissa. La sveglia la mattina, una leccata per salutarla, e poi via, in giro, per la casa, a controllare che tutto vada bene. In effetti i due sono cresciuti insieme e hanno affrontato la vita da cuccioli, adolescenti e adulti, proprio come fratelli, accogliendo anche gli altri pelosetti in casa, un'amica che poco tollerava all'inizio e poi anche la nipote di Melissa, che lo ama alla follia. Il 20 marzo è successo qualcosa però. Intorno alle 18 Billy ha abbaiato perché sentiva la macchina dei suoi adopter davanti al cancello. Melissa ha aperto la porta e le ha permesso di stare un po' fuori, come faceva solitamente, nel giardino. Quando Melissa è riuscita, Billy non era più nel suo giardino. Subito si è diretta verso casa di suo nonno, lì vicino, pensando lo avesse raggiunto, ma niente. Hanno iniziato a cercarlo con la macchina, nei dintorni, nei luoghi a lui conosciuti, cercando di richiamarlo con ogni mezzo possibile, ma niente, sembra svanito nel nulla. I giorni passano, la famiglia continua a cercarlo, gli amici continuano a chiedere di lui, ma niente, la sua cuccia è ancora vuota. Siamo! Lucio! Ah, io sono la mia vita! Bellissimo, vieni qua! Torna a casa, Billy. Torna a casa. Avremmo dovuto avere al telefono Melissa, appunto l'adopter di Billy, che però purtroppo ha avuto un contrattempo, quindi ci ha inviato dei messaggi vocali che adesso ascoltiamo insieme. Ciao, sono Melissa, purtroppo ho avuto un imprevisto, quindi non posso parlare con voi, un imprevisto grave, perché se no sarei stata ovviamente in chiamata. Grazie per l'interesse per Billy che state dimostrando. L'ultima segnalazione di Billy è stata sabato intorno a mezzanotte vicino a Via Vecchia di Napoli, però non sappiamo se è veramente Billy, perché la signora non ha specificato dicendo che era Billy, ha detto soltanto che c'era questo cagnolino taglia piccola media e non ha specificato che era lui. Quindi in realtà segnalazioni vere e proprie di Billy non ne abbiamo. Grazie per l'attenzione che state dando per ritrovare Billy, e se avete qualsiasi informazione potete contattarmi in qualsiasi momento, il numero è sempre reperibile. Allora, io vi ricordo che il numero, che lo vedete peraltro anche in sovraimpressione, è il 327-2970-570 per info e segnalazioni e per aiutare a riportare a casa Billy. Chiaramente anche il 3939-300-400 è sempre attivo, quindi qualora voi voleste scrivere a Pronto Vet, poi saremo noi a mettervi in contatto con Melissa. Speriamo ovviamente di avere buone notizie e soprattutto non perdere mai la speranza, perché noi qui a Pronto Vet abbiamo raccontato tante storie a lieto fine anche quando sembrava che proprio la speranza non ci fosse più.